Tutti i giorni mi stringevi i polsi e le mani e mi diceva tu diventerai campione. Questo me lo ricordo dei miei genitori. E poi io mi ricordo, stranamente con la mente, che mi diceva queste parole. Però non sapevo campione di che cosa, finché poi non sono esploso nella box. Perché proprio la box? La box io l'ho sempre sognata. Cioè i grandi avvenimenti in TV mi stavano a cuore, mi prendevano. Poi quando ho avuto la possibilità di frequentare una palestra a Rimini, sono andato dentro. Beh, tu sei salito però sul ring senza dire niente ai tuoi genitori. Infatti volevo arrivare lì. Quando sono andato in palestra mi sono subito innamorato di tutto dall'ambiente. Il mio maestro Elio Gelfi, diciamo, mi ha coinvolto in un modo particolare, mi sono sentito subito come fosse a casa mia. E dopo poco tempo mi è stato proposto un incontro, ma io ho detto guarda che incontro. E il mio maestro mi disse, ma tu hai paura di qualcosa? Assolutamente no. Siccome io lavoravo come magazziniero in un edificio di casalinghi vicino a casa mia, a quel giorno ho detto ai miei genitori, vado da Roberto, mio amico Roberto, vado a dormire da lui oggi perché poi vado a lavorare con lui. E invece sono andato a combattere. Com'è andata? Beh, ho vinto. Beh, bravo! non è proprio così scontato perché... E da lì comincia quella che poi diventerà il suo vero e proprio lavoro. La tua è stata sei stato velocemente campione, velocemente invece hai dovuto lasciare però la box. Diventi campione dei Super Gallo, quindi campione mondiale dei Super Gallo nel 1984, precisamente il 22 febbraio. Ne è passata di tempo da quando andavi a fare questo match con Roberto. Lo vediamo. Loris Stecca, 23 anni, 1,67 m di cuore e muscoli di Romagna, 55 kg di genuina vitalità che quella sera lo portano a sfidare il portoricano Leonardo Cruz, in palio il titolo mondiale dei Super Gallo. E Loris, che è già una leggenda del ring, campione italiano ed europeo dei Puma nell'81 e nell'83, prova ad entrare nel mito. Ci sono pronti 40 milioni di borsa in vecchie lire, abbastanza per vivere bene e godersi la vita a 23 anni. Ma in palio c'è il tetto del mondo di categoria. Al 12° round Cruz va a tappeto. Loris diventa il più giovane professionista italiano con la corona di campione mondiale. È finita! È crollato Cruz! Campione mondiale, Loris Stecca. Più giovane campione mondiale. 23 anni, 40 milioni di lire intascate. Ti cambia la vita? Non so se... Sì, ma ha cambiato la vita dal punto di vista professionale tanto. Anche da un buddista privato, sì, che ha avuto un bel po' di problemi, perciò... Perché poi niente come sembra, perché uno vince anche tanti soldi, raggiunge il successo, e poi da lì, che sembra il massimo e che tutto debba andare al massimo... Non è mai così. Non è mai così, forse non è mai così. Intanto però, prima di andare avanti con la tua vita, ho letto che la tua mamma non accendeva la TV perché non ti voleva vedere gareggiare. No... Cioè, la tua mamma era terrorizzata da questo sport. Mia madre è il mio carattere, mia madre è una combattente nata. Difatti, quando io persi il mondiale a Rimini, che mi hanno rotto la mano, che lei è l'unico uomo che mi ha sconfitto al mondo, e poi siamo diventati amici, dopo 20 anni ci siamo visti, vabbè. E mia madre, quella sera che io ho perso il titolo mondiale, con la mandibola fratturata, è salita sul ring, mi hanno detto, su per gli scalini, ha fermato di un incontro, ma l'incontro era già fermo. Però. Cioè, tua mamma è salita sul ring per portarti via perché sanguinavi? Beh, penso di sì, mi hanno detto così, però è successo, sì. Però quello non vuol dire, cioè io sono... il professionismo è un lavoro... Sì, ho capito, però pensate una mamma a vedere il proprio figlio combattere, cioè... Beh, la mamma allora deve stare a casa. Cosa? La mamma deve stare a casa. Ma la mamma stava a casa a pregare? Per guarda te, che te ne, Loris. Guarda che te ne, vedi quel ragazzo là, io ho combattuto in giro per il mondo, ho combattuto a Bangkok, a Porto Rico, a Reno Nevada. Quel ragazzo lì è la foto, ecco, lui da giovane. A New York, a Las Vegas, io ho combattuto a parte del mondo, perciò ero già pronto a tutto. D'altronde aver perso con Cagliegas, che è l'unico uomo che mi ha battuto, cioè, mi rendo onore molto lui perché è un validissimo campione, capito? D'altronde alla boxe si vince, si perde. Nel calcio ti puoi rifare la volta dopo. Da noi è diversa la faccenda. E arriviamo ad una data precisa. 31 gennaio 1989. Avevi 28 anni.
Quel giorno succede qualcosa. Sì, è stato, diciamo, l'evento della vita, un evento negativo per tanti anni e poi è diventato positivo per un altro punto di vista. Io penso che ogni persona nasca con la sua strada già ben delineata. L'ho sempre sostenuto, l'ho sempre pensato. Io malinauguratamente, per caso, sono stato investito sulle strisce pedonali da una macchina che faceva manovra. Un semplice, diciamo, movimento di macchina mi ha urtato il ginocchio. E di lì è nato i problemi della mia vita, perché il ginocchio si era frantumata la cartilagine, mi hanno operato a Bologna, ho tenuto il ginocchio sotto osservazione per qualche mese, mi doleva ancora, ho cominciato ad allenarmi, non c'era più niente da fare. E dopo un anno si è deciso che il ginocchio non poteva più andare bene. 28 anni. Sì, ne stavo compiendo 29 poco dopo. Cioè, ancora nel pieno della carriera. Avevo ancora tanti obiettivi e traguardi da raggiungere e tranquillamente, senza sottovalutare, non ho mai sottovalutato nessuno, sarei probabilmente diventato ancora campione al mondo. Perché l'incontro era già stato fissato a Santo Domingo nell'aprile dell'89, due mesi dopo. Due mesi dopo. Invece, ti sei mai spiegato perché di quell'incidente? Stavi sulle strisce pedonali. Quello sì, perché era già segnato. Era già segnato? Io... Era scritto? Sì. Ci ho messo due anni per capirlo, eh? Perché ho avuto due anni di inferno, ho avuto due anni terribili dove non riuscivo più a capire niente. Cioè, ero il mio mondo e il mio obiettivo, la vita per cui ero nato io fino a quel momento, fare la box, che poi era il mio lavoro, tutto un buio. Tu l'hai capito subito che per te era finita? No, ho stretto i denti, ho provato tutto, mi hanno operato a Bologna, sono stati degli specialisti bravi, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ma tu come vivevi, al di là delle cose mediche, al di là dei medici, degli ospedali, tu, Loris? Io come vivevo? Un leone in gabbia, cioè buio, tetro, tutto nero. Tutto nero. Cioè, sai perché? Ma non perché si dice pure finché sei campione sono tutti lì poi... No, è che non hai futuro. Cioè, perché un pugile di un certo livello non può crearsi un futuro a livello lavorativo. Non hai un manager che ti possa seguire, non dico un manager di volo, un manager nella vita che possa seguirti. Sei da solo. D'altronde hai lottato da solo, perché io ho lottato da solo sui ring. Cioè, quando uno diventa campione molti vengono attorno, ma questo non è stato il mio caso, perché ti dirò una cosa che mi rende veramente felice. Io ho molti più estimatori, tifosi oggi, che quella volta. Cioè, dicono pure, finché sei campione, tutti lì, quando sparisci non c'è più nessuno. A me è capitato il contrario. Beh, bello questo. Cioè, moltissimo, questo. Si vede che ho seminato bene. Capire che era già tutto scenato, così come tu prima mi hai detto, ma in quei due anni chi avevi vicino? La tua mamma? No, i miei genitori vivevano vicino a me, io ero sposato con un'altra donna. Eri sposato? La prima volta sì. E racconteremo poi del tuo primo matrimonio. Intanto mentre ti ho chiesto chi avevi vicino i tuoi genitori, Craig ha risposto di no. Tu Craig che ne sai? Sì, è vero. Guarda, io voglio dire una cosa. In sua vita c'è tante persone ammirate con lui. Cosa? Ammirate con lui. Cioè, ammirati? Sì, 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 perché anche adesso c'è tre angeli qui, tutti e tre donne, e loro c'è tanto amore per lui. Però il tuo cuore non batte forte per la persona giusta. Cinque anni fa tu sei stato molto giù, forse è venuto un po' di depressione, perché la vita è troppo confusione, troppo cose, tutti insieme. Così. Queste tre donne sono persone che lui conosce, sì, o no? Sì, sì, perché due ha baciato di fronte, significa mamma, zia, sorella, qualcuno in famiglia. Io sorella non ne ho, Sì, per questi ultimi tre mesi lui ha avuto una forza di andare avanti, cambiare la sua vita, fare una cosa in più. Forse voi anche aiutate tanti giovani, qualcosa, lavoro con i giovani e aiuto loro. C'è una cosa diversa in tua vita in questo momento. Loris, io voglio continuare a parlare con te anche perché dopo l'incidente Loris a quel punto l'ha detto, io non avevo più un lavoro. E capiremo Loris come è andata avanti. Accanto a lui aveva anche una donna forse sbagliata per lui, forse lui era sbagliato per lei, visto che poi questo matrimonio
mi è andato in frantumi, così come è stato per lui quel giorno quando è stato investito sulle strisce pedonali. Tu hai parlato di 5 anni fa, io non so se 5 anni fa coincide con il momento più buio forse per la vita di Loris Stecca. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Diego Warwick, che stiamo ascoltando insieme a voi a casa, la storia di Loris Stecca. Loris che è campione del mondo di pugilato, una carriera, una vita bellissima davanti e viene interrotto da un incidente sulle strisce pedonali. E tra l'altro, a proposito di Yara, questa bambina, questa ragazzina scomparsa, Loris, tu sei papà, sei diventato papà giovanissimo e poi, più andando avanti con l'età, sei diventato di nuovo padre di due ragazzi che adesso hanno più o meno l'età di 13 Yara, anni. 13 sì. anni. Mia figlia, Rachele. Rachele. E ne ha 9. E invece il primo ha 28 anni. Avuto dalla prima moglie. Sì. Ecco, però non c'è, non abbiamo rapporto, dialogo. Non è rapporto. Non ci frequentiamo, con tuo figlio. No. Una cosa dolorosa della mia vita questa. D'altronde. E sono più che altro una scelta sua. Io, scusami, di chi? Della tua ex moglie o del ragazzo? Io non voglio, della mia ex moglie non voglio parlare assolutamente, poi so che lei non mi interessa niente, per me non è mai esistita. Solo di mio figlio, perché l'unica cosa che mi farebbe piacere, cioè, mi dicono ultimamente delle persone vicine a lui, perché non lo cerchi? Io ho provato, non è che non lo cerco, lui ancora non è pronto. Anche se ha 28 anni non è pronto, perché adesso so che si sta laureando, gli faccio un in bocca al lupo. Quanti anni ha tuo figlio? 28. Ah, 28, se l'ho detto. È un bravo ragazzo nella società, si fa voler bene. L'unica cosa che io mi aspetto da lui, se posso permettermi di aspettare qualcosa, è un invito a cena o dire sono pronto per un dialogo. E io sono pronto. Scusa, a parlare. Scusa, ma approfitta con lui. Allora, io non lo sapevo sinceramente, quindi approfitta delle telecamere. Perché... Posso approfittarne? Se vuoi sì, è assurdo che un padre non possa vedere, cioè non voglia o non possa, no, non voglio, lo so, non abbiamo avuto mai un merito. L'unica volta ci siamo visti qualche anno fa, qualche parola abbiamo avuto. Ma tu hai fatto da padre a questo ragazzo? Io la mia parte l'ho fatta sicuro, poi io sono di casa che lui aveva 8 anni, neanche 8 anni, perciò sono passati 20 anni, in 20 anni uno può essere impastato finché vuoi. Io credo in Gesù, in Dio, no? Solo lui può essere testimone di quello che io posso aver fatto. Avrò commesso i miei errori, non sono immune da ogni peccato. E come si chiama? Gianluca. Gianluca, quando tu vorrai, papà, tuo padre, o Loris, come lo vuoi chiamare, è sempre pronto per un dialogo. Io non sono mai scappato da te. Non ho motivo, io vado a testa alta. Ti aspetto. E questo è uno dei tanti anelli della vita di questo campione, di Loris Stecca, più giovane campione mondiale di pugilato. Loris poi, dopo quell'incidente, fa i lavori più umili per andare avanti. Cosa hai fatto? Per motivi di forza maggiore, ho fatto perché poi nel frattempo mi ero divorziato. Sappiamo che il papà separato oggi è in mano degli squali, però... E poi c'era anche una causa con la tua ex moglie, perché lei ha... Quella bravissima ragazza, dopo 13 anni dall'accaduto... Cioè, accaduto di cosa? L'incidente alla gamba, successo il 31 gennaio 89. Nel 91-92 mi andò a denunciare, non dai carabinieri, non dalla polizia, ma dall'avvocato dell'assicurazione, a dire che non era vero niente che io tanti anni prima avevo avuto un incidente. Mi ha fatto un processo penale, dove sono stato assolto. Cioè lei ha detto che non era stato... Non era veramente che ho avuto un incidente, mi ero fatto male da solo correndo.